Non credevo di volerti così bene, Marina. Non ti ho tradito, te l'avrei detto. Ma c'è una cosa che ancora non sai. Una sola. Una sola? Non so niente di te, neppure se mi vuoi bene. È la prima volta che me lo dici, te ne rendi conto? Devo andar via, Marina. Sarebbe bello poter andar via insieme, fare dei viaggi insieme, pensa. Vedere dei posti lontani, partire quando se ne ha voglia e tornare quando viene in mente. Così è bella la vita. Solo così si può essere felici. Ci vogliono denari, tanti e subito. Perché questa vita io la voglio vivere da giovane, a 20 anni. E non quando sarò vecchio. Hai capito? Ma cosa dici? Oh, signore, ma che ti succede? Hai litigato con i tuoi? Succede tante volte. Farete pace, se ti danno tutto quello che vuoi. Ah, perché credi che i soldi che ho sia mio padre a darmeli? Me li procuro da me. Non è mica difficile, sai. Avevo ingranato. E come? Ancora qualche mese e poi sarei venuto a proporti. Marina, filiamocene via. E voglio salvarmi lo stesso, capisci? Non mi sento nessuna colpa. Non riconosco a nessuno il diritto di togliermi la libertà. Che cosa dovrei fare? Andarmi a costituire? Passare degli anni in galera. Perché rinunciare a tutto? Non mi rassegnerei mai. Mi sembra di impazzire solo a pensarci. Ma ti rendi conto, rinunciare alla mia giovinezza? Ho fatto di tutto per godermela. E credo ancora di avere questo diritto. Anche ora che ho ucciso un uomo. Sì, Marina. Ho ucciso un uomo. Sei pazzo? Ma di che cosa stai parlando? Andiamo via. Forse noi due non ci vedremo mai più, Marina. Claudio. Scusami. Fammi il piacere. Andiamo via di qua. Non verrai compromessa. Tu non sai niente. Non sai niente, capito? Non sai niente.